Benissimo ragazzi, è un piacere conoscervi, anzi ritrovarvi, vi avevo conosciuto in occasione della prima stagione. Allora, Grazie. complimenti innanzitutto, insomma, per il lavoro che avete Grazie. svolto. Allora, questa seconda stagione di Summertime racconta, tra le tante cose, tra i temi principali c'è quello della crescita. Questa domanda è rivolta a entrambi. Che significato ha avuto per voi la crescita? Dal mondo adolescenziale all'età adulta, anche poi in rapporto a quelle che sono state le storyline dei vostri personaggi, se vi ci siete ritrovati, insomma, come, insomma, che tipo di visione avete su questo tipo di tematica, ecco. Vado subito che ce l'ho qua pronta. Io ho Vai. affrontato la mia adolescenza, diciamo, un po' prima anche rispetto a quello che poi è il personaggio, no? E quindi ho cercato di, l'anno scorso di mettere in atto cose e avvenimenti che magari mi erano successi quando ero ragazzo, quando ero piccolo, veramente. E nella seconda, invece di attuare ecco, sì, diciamo, quella crescita. È stato un po' infatti un doppio gioco in un certo senso che in realtà mi ha anche molto aiutato. Ho amato molto di più anche questa crescita che c'è stata poi nella seconda Sì. stagione. E niente, fondamentalmente questo, cioè, c'è stato un grandissimo cambio, ma che penso che faccia parte un po', cioè, nella vita quotidiana, come quello che accade ogni giorno, penso a tutti, no? E fondamentalmente questo. Volevo avere un discorso un po' più lungo, più logico, però non ci abbiamo poco tempo, quindi lascio la parola a Amanda. Ma allora, io la crescita di Sofia l'ho vissuta molto, diciamo, personalmente, nel senso che io ho 4 anni in più di Sofia. E sì, quattro, no, cinque. Sì, cinque anni in più Sono di sede. Sofia. E non mi ricordavo quanti anni avessi, li ho fatti da poco. Io ho 5 anni in più di Sofia, quindi per me è stato vivere Sofia e dire, oddio, questo è vero, cioè io 5 anni fa effettivamente stavo vivendo la stessa cosa, la stessa confusione, la stessa perdizione, la stessa confusione da post-liceo in cui aiuto, adesso cosa faccio, adesso chi sono, adesso dove voglio andare. E effettivamente è un momento di perdizione, ma è un momento che ti fa comunque conoscere te stesso e ti fa crescere tanto, quindi è assolutamente qua nella seconda stagione vediamo veramente una crescita personale per Sofia. Ecco, entrambi avete parlato anche di evoluzione, perché i vostri personaggi, così come anche altri personaggi, evolvono tantissimo nel corso di questa seconda stagione. Ci sono proprio dei cambiamenti, a volte anche repentini. Quali sono state per voi, anche rispetto a come avevate approcciato la prima stagione, le sfide principali nel dar vita a questa evoluzione? E magari, senza fare troppi spoiler, se c'è stato un momento, una scena che ricordate, insomma, di aver provato emozioni particolari, insomma, che magari è stata particolarmente difficile da girare, ecco. Allora vado io mentre pensi. Ti dico subito, sì, ci sono state scene che. Una scena che ho amato moltissimo, che sarà la new entry della stagione, penso lo posso dire, che tanto ormai abbiamo fatto anche interviste cose, è Lucrezia Guidone. C'è una scena in particolare con lei che mi è piaciuta molto perché c'è un gioco mimico dal mio lato e non solo, poi dopo si affronterà con lei una situazione un po' particolare, diciamo, se così posso dire, per non anticipare nulla. E subito dopo la prima conoscenza, dove lei mi invita a casa, e quella scena là, non so perché, mi è piaciuta molto, perché un po' ci ho rivisto la dolcezza che è, no, di Dario, che è sempre stato un punto fermo e fisso nella prima stagione. E lì, in un certo qual senso, qual modo, si è ritrovata, e quindi non lo so, io quella l'ho amata Per tantissimo. Poi intenderci, vabbè, la ce ne scena con i saranno. dinosauri? Bravo, esatto, quella là mi è Ok. piaciuta molto. Sì, Ha divertito molto anche esattamente. me. Ha divertito molto anche Meno male, sono contento. Grazie. Allora, una scena per me che è stata veramente rappresentativa e che mi è piaciuta molto è stata quella del viaggio in macchina, dove Sofia a un certo punto ha questa specie di attacco di panico.
perché mi ci sono ritrovata molto, nel senso che io come Sofia sono un po' una pentola a pressione, nel senso che magari accumulo, ti dico sì, va bene tutto, e poi a un certo punto dal niente, basta, tanto così, esplodo. E secondo me quella scena è molto bella. Anche le parole che poi vengono rivolte a Sofia le fanno male, perché anche lei si accorge che sono vere, perché alla fine viene detto che lei non sa come si sta in una relazione, e si sottintende perché non è abbastanza matura, non ha avuto abbastanza relazioni mature, e lei lì si guarda dentro, e effettivamente è vero, lei non è così matura, lei sta ancora cercando la sua strada. Benissimo, ragazzi. Finisco con un'ultima cosa, però volevo precisare che non è solo il momento in cui io gioco con i pupazzi, ma anche quando c'è proprio Lucrezia, cioè quando ho visto quella scena lì, no, che arriva lei e c'è quella cosa là, io dico, ho fatto wow, cazzo, ho fatto proprio così, cioè, ma molto proprio, capito, sì, questo, sì. Ti devo sottolineare che era tutta la scena, macro la mia parte, sennò sembravo, okay, esatto, questo. Figurati. Grazie. Ragazzi, ancora complimenti, in bocca al lupo per il futuro, e grazie mille per gli spunti. Ciao Robby, grazie mille. Ciao. Ciao. Ciao.